Giovanni 6, 18, 21. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete!» Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra laddove erano diretti. Ok, noi siamo come una barchetta piccola di pescatori dentro l'oceano Pacifico, che è l'oceano più grande del mondo. Che siamo in mezzo all'oceano Pacifico e siamo partiti da una riva dell'oceano Pacifico e dobbiamo arrivare dall'altra opposta, che sarebbe quella dall'altra parte dell'oceano Pacifico. Ma con una piccola barchetta è impossibile arrivarci. Quindi, mentre siamo in mezzo all'oceano, che non sappiamo dove andare, Gesù, quando viene, noi lo vogliamo caricare sulla barca e nel frattempo lui ci è già portato a destinazione, senza che noi neanche ci accorgiamo. Quindi riflettevo sul versetto 21, che il 21 dice: «Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra laddove erano diretti». Quindi siamo in mezzo all'oceano Pacifico e in quel momento arriva Gesù. E l'unica soluzione è caricare Gesù, perché dopo lui ti fa subito arrivare all'altra sponda. Amen. Giovanni 6, 18, 21. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete!» Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra laddove erano diretti.